Ciao amici, ben ritrovati qui sul mio canale. Non ci vediamo da tanto tempo. In questo periodo che è estate, fa veramente caldo e ogni giorno in pratica c'è sempre sole, non piove dalle mie parti da circa un mese. E devo dire che mi sono presa un po' una pausa proprio per cercare proprio di ricaricare le pile, però devo dire che ritorno da voi sempre con delle belle novità. Anche in questo video vi voglio mostrare nuove novità, una nuova collaborazione. Sì, questo è un periodo di collaborazioni, in questo caso parlo di skincare. Skincare coreana, il sito dove andare, diciamo, a prendere ad acquistare questi prodotti di skincare coreana è Yes Style. Sicuramente ne avrete sentito parlare. Sapete benissimo che comunque la skincare coreana è la madre della skincare in assoluto. È proprio a lei che si deve la vera pulizia del viso. E tutti gli step che loro utilizzano, che sono molti rispetto a noi italiani, sono, diciamo, quegli step leggeri che aiutano a mantenere quindi la nostra pelle pulita, senza rossori e idratata, che sono, diciamo, le basi fondamentali. Allora, oggi sono qui, vedete, c'è questo pacchettino abbastanza corposo di prodotti. Qui c'è nell'effettivo una routine completa di skincare. In questo caso, questo set che mi hanno gentilmente omaggiato proprio per farvi conoscere la linea dell'estate che loro stanno proponendo, si chiama Summer Oil Skincare, quindi stiamo parlando di prodotti che proprio in questo periodo che fa caldo, ma tanto caldo, è facile che quindi la pelle, per tutte le tipologie in realtà di pelle, non solo per la pelle grassa o per la pelle mista o per quella tendenzialmente acneica, che sono i principali punti forti di questa skincare, di questa routine skincare che vi mostrerò a breve, ma anche in generale per chi ha un tipo di pelle abbastanza sensibile, con delle imperfezioni, perché in questo periodo tutti stiamo subendo le impurità, il fatto di essere accaldati, sudati, e quindi è perfetta in realtà per tutti i tipi di pelle. Però con una particolare menzione, per come dicevo prima, per chi ha una pelle impura, con impurità. Allora, iniziamo subito a vedere. Prima vi voglio ricordare che se vi piacerà il video mettete poi un bel like qui sotto e di ricordarvi che se ancora non vi siete iscritti al mio canale di attivare la campanellina in alto, iscrivervi al canale in modo che così non perdete le mie prossime novità in arrivo. Ok, allora, per quanto riguarda quindi questo set, partiamo subito perché vi voglio mostrare, voglio fare una sorta di unboxing perché appunto sono ancora tutti sigillati così come me li hanno mandati, ve li sto mostrando. E poi anche fare una sorta di haul perché voglio provare con voi appunto tutte le fasi di questa routine perché ho intenzione insieme a voi di capire la loro efficacia, perché per me è la prima volta che mi approccio a una skincare coreana, quindi sono curiosa anch'io di capire gli effetti. Ne ho tanto sentito parlare di come loro hanno questa particolare speciale cura nell'efficacia dei loro prodotti, e quindi voglio con voi creare quindi una skincare passo per passo. Allora, partiamo subito con il primo prodotto che loro iniziano così come anche noi italiani, quindi si tratta di un detergente.
Io mi sono segnata delle, diciamo, descrizioni caratteristiche di ogni prodotto in modo che così ve ne possa parlare quindi tranquillamente, perché è tutto segnato in coreano e quindi diciamo che me li sono scritta. Allora, intanto vi mostro il packaging che è questo e lo apriamo insieme. Lo apro per la prima volta con voi. Allora, questo è un detergente, vedete? E si chiama Repair Gel Cleanser Beta Pantenolo. Allora, che cosa fa nello specifico? È un detergente formulato con beta pantenolo, è brevettato da Son by Me. Ed è una miscela di pantenolo e beta-sitosteolo. È un detergente che libera efficacemente quindi la pelle dallo sporco e dalle impurità, lasciando quindi una finitura lenitiva e idratata. È arricchita con probiotici. E il detergente, quindi con un pH bilanciato, aumenta la resilienza della pelle e la formula è priva di parabeni e laurisolfato ed è dermatologicamente testato per essere adatto anche a pelli sensibili e soggette ad acne. Quindi bilancia il livello del pH all'interno della pelle e rafforza la barriera cutanea con il complesso, come dicevo prima, del beta pantenolo. Aiuta a controllare l'olio e il sebo in eccesso sulla pelle. Quindi, come si utilizza? Bisogna distribuire una quantità del prodotto e fare della schiuma perché è un detergente praticamente che si potrebbe utilizzare anche come secondo step della doppia detersione perché è un detergente schiumogeno. Quindi, applicare un po' di quantità sulla mano. Creare una sorta di schiuma e poi bagnarla, ovviamente, sfregarla bagnandola e poi metterla sul viso. Adesso lo faremo insieme. Allora, intanto la prima cosa da fare è rimuovere che c'è qui una pellicola che protegge, diciamo, l'erogatore. Prima cosa da fare è ricordarsi sempre di lavare le mani prima di iniziare a fare una skincare. E poi applichiamo la nostra quantità. Ok, mi sono lavata le mani, adesso metto un plump sulla mano e aspetto che il prodotto esce. Vedete, la consistenza è acquosa e poi man mano vedete che inizia a fare la schiuma, la vado a mettere sotto l'acqua e me la passo sul viso. Ci vediamo dopo. Lavato il viso con il prodotto. Ho poi tamponato il viso asciugandolo e devo dire che sento la pelle veramente pulita e liscia. Quindi una cosa fondamentale che noterete quando utilizzerete i prodotti coreani è la leggerezza. Si sente che i prodotti sono intanto acquosi, che sono leggeri proprio per l'estate, anche per chi come me ha una pelle molto molto delicata e reattiva. E poi, anche se tendenzialmente avete una pelle secca, ma in questo periodo tendete ad avere una pelle molto impura, o come me in questo periodo avete il ciclo in arrivo. Questo kit è ugualmente alla vostra portata perché vi permette di aiutarvi a sostenere tutte quelle parti impure che fuoriescono con il ciclo, gli ormoni, il caldo che subisce una persona e quindi è perfetto anche per questo genere di periodo, anche per noi. Ok, andiamo al secondo step di routine coreana. E in questo caso prendiamo quindi il toner. Si chiama Ultra Shooting Toner R4. Vedete? La cosa che è particolare di questa skincare coreana, cioè in generale, è anche come
siano abbastanza corposi i packaging, a parte la particolarità e la diciamo l'efficacia di poter utilizzare quindi senza problemi ogni diciamo prodotto, ma anche quanto sono diciamo corposi. Quindi vedete, questo di 120 ml e ha un PAO di 12 mesi, e poi qui abbiamo adesso il tonico di cui vi parlerò all'istante di 200 ml. Vedete che bello anche questo, con questo packaging viola. Ok, parliamone subito. Sarebbe quindi un tonico che lenisce e reintegra la pelle con azulene e complesso di aminoacidi per un effetto nutriente, e ha estratto di crusca di riso che lascia la pelle illuminata e rivitalizzata. Quindi come funziona? Dopo aver deterso, quindi con il primo step, la pulizia, quindi ci dice la skincare coreana che dobbiamo utilizzare questo tonico, e lo faremo insieme. Quindi applicheremo con un pantuffolo di cotone una discreta quantità, e la applicheremo quindi in tutto il viso semplicemente picchiettando. La cosa anche che leggevo interessante è che ha 17 aminoacidi oltre che l'acido ialuronico, quindi è veramente un tonico che andrà ad aiutarvi a idratare per bene il viso dopo la pulizia. Non ha odori, non si sente. Devo dire che questa cosa è veramente a suo favore, perché io non amo gli odori sulla skincare, quindi devo dire che hanno fatto bene. Poi quindi prenderemo il pantuffolo e ce lo passiamo delicatamente sul viso, così, proprio per creare questo effetto rinfrescante su tutto il viso, anche qui sul naso. E lo picchiettiamo piano piano. Ha un effetto piacevole. Andiamo adesso al terzo step. Chiudiamolo per bene. Vedete che bella la confezione. Si passa sempre dal prodotto acquoso per arrivare al prodotto in crema. Quindi in questo caso andremo a prendere come terzo step questo di qui, che si chiama Aru Aru Wonder, che sarebbe un siero esfoliante. Ne parleremo a breve, quindi apriamolo e vediamo come si presenta il prodotto. Eccolo qua, vedete, 120 ml con un PAO di 12 mesi, molto molto bello il packaging. Parliamo di questo prodotto. Allora, il siero esfoliante è rivitalizzante, quindi per la pelle, elimina delicatamente le cellule morte della pelle e le impurità per rivelare una finitura chiara e luminosa. La formula vegana contiene anche estratti di cica per lenire e rafforzare la pelle sensibile. Antisebum per rimuovere la lucentezza indesiderata. Contiene acqua arancione certificata Cosmos, che offre abbondante vitamina C. Quindi, come potete vedere, la vitamina C è un forte alleato dell'estate, lo sapete, per illuminare quindi la pelle. È inoltre formulata con centella del 3% per rafforzare quindi la barriera cutanea e difendere la pelle dagli stimoli esterni. È adatta a tutti i tipi di pelle. Perché a tutti i tipi di pelle? Perché, come vi dicevo prima, proprio nel caso in cui in questo periodo stiamo soffrendo, non importa se hai una pelle grassa, secca, sensibile, l'importante quindi è che
ti può aiutare proprio per il periodo in cui siamo, perché in estate tutti soffriamo di calore, di impurità, eccesso, e quindi questo ci permetterà di esfoliare in maniera delicata la pelle senza aggredirla. Tutti i prodotti, come vedete, sono di formula vegana e non irritano la pelle perché sono stati sottoposti a dei controlli di irritazione cutanea che sono stati assolutamente superati. Ok, vediamo come funziona per utilizzarlo, vediamolo insieme. Allora, innanzitutto, dopo la pulizia, dopo il tonico, quindi andremo ad utilizzare uno strato di siero in modo uniforme su tutto il viso. E può essere utilizzato 3 volte alla settimana proprio per migliorare i risultati, ok? Della nostra pelle. Facciamolo insieme. Ok, apriamolo. Lo sto aprendo per la prima volta con voi. Vedete, sono tutti sigillati con, diciamo, il protettore sigillatore. E lo andiamo a rimuovere in modo che così possiamo utilizzare il nostro prodotto. Prendiamo un nuovo pattuffolo di cotone. Sì, so che in questo caso non è ottimo adottare pattuffoli del genere. Io per fortuna sto cambiando questa gestione di utilizzare i pattuffoli usa e getta perché non sono per niente diciamo ambientali, però se ce li avete o comunque acquistate quelli che possono essere riutilizzabili anche per una questione vostra, che così non spendete troppi soldi. A me devono arrivare. Comunque, applichiamo qualche quantità di prodotto. Ok, e anche in questo caso, come abbiamo fatto col tonico, andiamolo a picchiettare sul viso delicatamente. Questa ha un leggero odore, proprio leggerissimo. Anche qui si sente la freschezza. Passatelo su tutto il viso piano piano. Perfetto, e questo era il terzo step della skincare coreana. Andiamo al quarto. Vediamo cosa ha in riservo per noi ancora la routine Summer Oil. In questo caso siamo giunti, diciamo, alla conclusione dei prodotti acquosi. Questi tre in generale erano acquosi. Adesso passiamo a quelli un po' più sostanziosi, che secondo loro sono, diciamo, quelli che poi dovrebbero essere utilizzati. In questo caso, vedete, ho qui una maschera che si chiama All Clean Pink Clay Purifying Wash Off Mask della Amish. Molto bello il packaging, guardate. E questa è una maschera all'argilla rosa, perfetta per purificare i pori. Adesso lo andremo a leggere per bene. Allora, maschera all'argilla rosa. È fatta con ossido di zinco al 7% che assorbe lo sporco e l'eccesso di sebo dai pori, mentre il 7% di calamina lenisce la pelle irritata. Applicare la maschera sul viso evitando la zona delle labbra e lasciarla asciugare. E poi risciacquare con acqua tiepida. Ci dice, diciamo, di fare in questo modo. La maschera di argilla rosa vegana e cruelty free fornisce un effetto calmante istantaneo e cura del sebo in quanto contiene ingredienti lenitivi a base vegetale. Poi rimuove le impurità e le cellule morte della pelle nei pori per una pelle più chiara e sana. La formula delicata, quindi non lascia la pelle con un after feel tesa. Grazie
clinicamente testato per il test di irritazione cutanea, come dicevo prima, rendendo quindi questo prodotto non irritante e adatto anche alle pelli più sensibili. Quindi, cosa dobbiamo fare adesso? Dobbiamo applicare, io di solito utilizzo una, diciamo, un pennellino in silicone per utilizzare questo genere di maschere all'argilla perché sono abbastanza corpose ma nel contempo leggere perché permettono, diciamo, di andare a uniformare lo strato sulla pelle, il pennello me lo permette. Poi, dopodiché, che faccio? Una volta applicata con tutto il pennello, vado a uniformarmi un po' con le mani le zone che magari con il pennello io non sono riuscita bene a realizzare in tutto il viso. Dopodiché, qui non c'è scritto nello specifico quanti minuti deve rimanere, ma solitamente una maschera all'argilla più di 10 minuti non deve mai rimanere nel viso, soprattutto per chi ha la pelle sensibile o la pelle troppo secca. Quindi l'applicheremo per circa 10 minuti, poi la rimuoveremo. In questo caso io utilizzerò un panno, una sorta di guanto che mi permetterà di rimuovere delicatamente ogni parte della maschera sul viso, risciacquando più volte il guanto e poi in un secondo momento andrò a risciacquarmi con le mani il viso e risciacquare il guanto. Vi mostro tutto l'occorrente che io utilizzo, quindi qui c'è il pennello in silicone che vi dicevo, in questo caso quello che utilizzerò è della Pavaglione Cosmetics. E qui ho il guanto preso, se vi interessa sapere dove, su makeup.it a pochissimo. È un guanto che si utilizza sia per rimuovere il trucco, ma anche in questo caso io lo utilizzo per rimuovere le maschere, soprattutto queste maschere qui in argilla che possono sporcare molto. Quindi lo andrò poi a rimuovere con il guanto. Bisogna semplicemente risciacquarlo poi con acqua tiepida. Ok, iniziamo subito e applichiamo la maschera. Piccolo aggiornamento adesso che ho messo la maschera. Magari non applicate la maschera con il pennello in silicone perché in questo caso questo genere di maschera si presenta, cioè questo qui della skincare coreana, si presenta abbastanza acquoso, quindi scivola dal silicone e avete poi il problema che vi scivola il prodotto dal pennello. Quindi applicate, se non volete utilizzare le mani in un primo momento per sporcarvele, applicate quello classico, quello con le setole, così il prodotto rimane incastrato nelle setole e quindi potrete poi meglio distribuirlo in tutto il viso. Questo purtroppo non è suggerito con questo genere di maschera, però devo dire che nel complesso sto sentendo freschezza e stanno passando 10 minuti, quindi attendiamo che si asciuga e poi andremo a rimuoverla con il guanto che vi dicevo prima. Rieccoci ritornati, mi sono tolta la maschera come potete notare e mi raccomando, se avete come me una pelle impura che è anche tendenzialmente secca, non lasciate troppo tempo una maschera all'argilla messa perché poi può seccarvi, anche se in generale devo dire che questo prodotto qui non secca particolarmente la pelle, è molto delicato, leggero e quindi non ho avvertito la pelle che tirava, quindi ottimo prodotto estivo anche per chi ha la pelle un po' secca. Ok, adesso andiamo avanti con il penultimo prodotto che mi hanno mandato, che potrebbe essere l'ultimo step in questo caso di una skincare routine serale. Sto parlando della crema Habib, vedete qui, si chiama Habib Hourglass Cream Calming Tube. Vediamola insieme, apriamola e vediamo quindi le sue caratteristiche e la applicheremo insieme. Guardate, questo è il packaging, è un tubetto verde, molto carino. Allora, che cosa dice di questa crema?
È una crema calmante e infusa in estratto di foglie di cuore per lenire la pelle sensibile, ha del pantenolo per rafforzare la barriera cutanea e allantoina per proteggere la pelle dai fattori di stress esterni. La formula è simile a un sorbetto, prontamente è assorbita dalla pelle e non ha irritazione. Quindi consigliata anche per le pelli sensibili. Quindi anche in questo caso, vedete, è un ottimo prodotto anche per chi ha una pelle reattiva, perché come potete notare stanno molto attenti a utilizzare dei prodotti che non possano aggredire la pelle. Ok. È una crema che offre idratazione, quindi per lenire, irritazione ed è un ultimo passo, come dicevo, per una skincare routine serale perché durante il giorno, al momento che è estate, assolutamente si utilizza la crema solare direttamente per evitare di fare troppi step. Questo potrebbe essere uno step aggiuntivo che possiamo eliminare per la mattina, ma utilizzare per la sera. Ok, applichiamole insieme in questo caso perché anch'io, come voi, sono curiosa di vedere come quindi viene, diciamo, applicato la quantità, la texture e anche vedere l'effetto che mi farà sulla pelle. Vi ricordo che ha un PAO. Anche questo di 12 mesi, quindi tutti i prodotti che vedete qui presenti hanno un PAO di 12 mesi. Sto notando questo. Applichiamolo insieme, quindi qualche noce di prodotto, non esageriamo, mi raccomando, nelle zone principali del viso, anche un po' il collo, il décolleté. Allora, e poi passiamo delicatamente su tutto il viso per stendere la crema. Molto leggera si sente. Devo dire che è molto piacevole. Non si sente nessun odore della crema e sto già sentendo che si sta assorbendo velocemente, quindi non si sente, raga, bellissima. Questa sarà perfetta proprio per lenire anche quei brufoli, quei brufoletti che escono magari se si è al ciclo o per il sole che magari ha fatto uscire un'esposizione troppo aggressiva di rossore. Irritazione può essere la qualsiasi cosa, non per forza solo acne, quindi facciamo tesoro appunto di creme per lenire le zone di irritazione perché sono utili proprio per qualsiasi genere di problema. Finiamo con un altro prodotto, è l'ultimo, vedete? Ed è una crema solare, raga. Sono contenta che hanno mandato pure una crema solare perché io sto molto attenta alle creme solari. Per me è un elemento importantissimo della mia skincare routine. Io non esco mai al giorno senza crema solare. Non mi interessa se devo andare in un buco o se, diciamo, esco semplicemente per qualsiasi sia il motivo, io applico sempre una crema solare. Magari se so che poi devo stare delle ore rinchiusa, utilizzo semplicemente una SPF 30 perché so che appunto sto limitata fuori il tempo che prendo la macchina e quindi i raggi del sole mi vanno già addosso. Mentre se so che devo stare fuori o per via del mare o per via di fare una passeggiata o devo andare a visitare dei posti, in questo caso io utilizzo la SPF 50. Ma in questo caso, vedete, questa è la SPF che mi hanno inviato loro. Si chiama quindi Fruidia Derived from Fruit, quindi contiene dei frutti. Ora la vediamo meglio, scopriamo insieme le sue caratteristiche. Intanto questo è il packaging, vedete? Molto piccina, tascabile
e può essere portata tranquillamente a mare oppure nelle giornate di caldo. Allora, parliamone subito. Quindi, solare, una protezione solare ibrida, chimica e fisica. Offre SPF 50 più e un PA più, quindi con 4 più. È una protezione solare con dei benefici idratanti, ottimo quindi. La formula è leggera con una texture di lozione certificata vegana da Yves Green in Francia. E contiene ingredienti naturali come estratti di frutta, quindi come vi dicevo prima, contiene frutta ricchi di vitamine proprio per nutrire la pelle. L'essenza del sole lascia una finitura naturale della pelle senza un calco bianco, quindi perfetta proprio perché non unge la pelle e non lascerà, diciamo, dei margini bianchi che solitamente molte creme solari hanno. Diciamo questa brutta propensione ed è adatto per pelli sensibili, quindi perfetto per chi ha la pelle come al solito sensibile e reattiva, privo di parabeni e coloranti artificiali. È un'essenza solare idratante, profonda e protegge la pelle dai raggi UV ogni giorno. E ha una lunga durata. Contiene 3 acido ialuronico per idratare profondamente la pelle secca, superato il test di irritazione cutanea, è l'ultima fase, come dicevo, di una skincare routine della giornata, cioè della mattina. Ok, vi dico come funziona metterla. Innanzitutto dice che bisogna applicare una quantità moderata sulle dita delle mani e poi cercare di uniformarla per bene sul viso man mano il tempo che si inizierà ad assorbire. Facciamolo insieme. Allora, eccola qua. Quindi, il modo migliore, oltre che quello generale di mettere punti come abbiamo visto con la crema, da sera, da giorno la crema lenitiva in questo caso, per la crema solare la quantità è abbondante perché bisogna sempre abbondare di crema solare. Vi dico subito che per me è lo step principale della skincare routine, cioè colei che non mi deve mancare mai. Quindi, come si utilizza? Solitamente io faccio così: prendo due dita e inizio a fare questa striscetta del prodotto sulle dita. Questa è la quantità giusta, dobbiamo applicarla sul viso, quindi faremo così e poi man mano la inizieremo a distribuire per bene su tutto il viso. Piano piano, delicatamente. Anche sul collo e sul décolleté, perché io in questo caso, che ho la pelle molto chiara, cerco anche in questo caso di non trascurare. Quindi piano piano la applico ovunque. Ha veramente una sensazione piacevole, si sentono i frutti, ma proprio leggeri, non è pesante per niente. E ha veramente un tatto molto setoso quando la si mette. Ok, e questa era tutta la skincare routine che dovevamo, diciamo, vedere insieme di questo meraviglioso Summer Oil skincare routine coreana che gentilmente Yes Style ha voluto collaborare con me per farvi vedere tutti i loro prodotti che in estate quindi si utilizzano e ci aiutano a migliorare, a proteggere, a lenire e a idratare soprattutto la pelle. E nella info box cercherò di inserirvi quindi tutti i prodotti nello specifico che abbiamo visto e testato insieme. Se sarete curiosi, dateci un'occhiata, fateci un pensierino perché
come avete notato, sono abbastanza interessanti. Tra l'altro, in questo momento sto sentendo la pelle veramente idratata, delicata, sto sentendo la cura, la freschezza. Quindi devo dire che per me, che mi sono affacciata la prima volta alla skincare coreana, è un ottimo inizio. Bene, sono contenta di questa collaborazione con Yes Style. E spero che vi sia piaciuto il video. Noi ci vediamo la prossima volta. Ovviamente ho qui un codice sconto per voi se siete interessati ai loro prodotti, qui nello specifico, quindi nella info box troverete pure il mio codice sconto per voi. Noi ci vediamo la prossima volta. Ciao, a presto.